Cari amici di androidblog.it, ciao a tutti dal vostro Alessandro. Dunque, torniamo sul nostro Nexus 7. Cosa facciamo oggi? Intanto scusate, sono altro dispositivo, intanto capita. Cosa facciamo oggi? Oggi parliamo di software. È un po' un'ovvietà in questo caso, perché essendo un dispositivo di casa Google, diciamo che i software si dovrebbero conoscere, ma lo vediamo lo stesso, facciamo in modo molto veloce. Intanto lo accendiamo, vediamo rapidamente. Vi ricordo che il dispositivo in questione è la versione 16 giga. Al suo interno troviamo già di serie Android Jelly Bean 4.1.1. Quello che è l'hardware l'abbiamo già visto, quindi non sto a ripetervelo nuovamente. Il dispositivo ovviamente è configurato, l'ho configurato giusto oggi quando mi è arrivato, e andiamo a vedere molto rapidamente il software. Diciamo che è Jelly Bean stock, quindi se vi è capitato in mano un dispositivo con Jelly Bean, o ovviamente stock ce ne sono veramente pochi, praticamente due, se non vi è capitato un dispositivo con Jelly Bean di serie, avrete sicuramente in molti di voi testato una CyanogenMod ed è quello. Allora, intanto la prima caratteristica che ho notato è questa, non so se avete visto che in teoria io lo sblocco, lo faccio verso destra, però il lucchetto compare in basso. Avete visto? Lo sblocco si può fare in qualsiasi direzione, viene sempre sbloccato, però il lucchetto nel disegno compare in basso. Se avete presente il Galaxy Nexus, vedete, è al contrario, il lucchetto è sempre di là, e in qualsiasi altro posto io lo trascino non fa niente. C'è la possibilità di attivare la fotocamera. Sul Nexus 7 la fotocamera non è utilizzabile per scattare le foto, l'utilizzo di un tweak che magari andremo a vedere poi durante la recensione. Quindi dicevamo, vabbè, prima differenza è questa. Ovviamente tirando in su abbiamo quello che è Google Now, che ormai l'abbiamo imparato un po' a conoscere. Intanto lo facciamo anche configurare, io lo utilizzo spesso, e l'abbiamo conosciuto da quando è uscito Jelly Bean, da quando è stato presentato. Lo trovo molto utile, a me piace un sacco, soprattutto per quanto riguarda i tragitti al meteo, lo uso spesso. Andiamo avanti, come vedete non ho ancora installato niente. È esattamente, vabbè, a parte forse qualche niente, configurato come l'ho acceso, c'è, vedete, le applicazioni sono queste, così andiamo a vedere bene con quale tipo di applicazioni ci viene fornito, che sono le classiche marchiate Google. La qua dice calendario Chrome, perché da questa versione qua sparisce il browser stock, che era quello di Ice Cream Sandwich, e diventa Chrome il nostro browser predefinito. E andiamo a vedere di nuovo, andiamo avanti, abbiamo Currents, Hertz, email per configurare un account diverso da quello di Gmail, la galleria, Gmail, la ricerca, Google Talk, Google Plus, Local, che è praticamente la parte integrante di Maps, il Messenger di Google Plus, la rubrica, Playbooks per la lettura dei libri, Play Music per la musica, il Play Store, la ricerca vocale e YouTube. Queste sono le applicazioni che troviamo già preinstallate. Ovviamente abbiamo a disposizione un intero market, quindi diciamo abbiamo solo l'imbarazzo della scelta. Intanto vediamo, come potete notare la velocità è veramente molto fluida. Purtroppo, avendo Chrome installato e non avendo altro browser, perdiamo definitivamente il Flash Player, non è più scaricabile dal market, dal Play Store, scusate. In ogni caso, adesso non so neanche se me lo trova. Tanto vedete la tastiera, che è ormai la classica che siamo abituati a conoscere di Jelly Bean. No, non me lo trova neanche. Non me lo trova neanche nella ricerca. Non me lo trova neanche più da Galaxy Nexus, me lo trova, ma mi dice che non è più installabile. C'è la possibilità di installarlo. Come vi ho fatto vedere nel blog qualche giorno fa, ovviamente non essendoci però un browser che lo supporti, serve a poco. E che vi devo dire? Niente, software tour più o meno non è che ci sia tanto da dire. Andiamo a vedere molto rapidamente le impostazioni. Ecco, una particolarità del menu a tendina che ho notato, che non c'è
Intanto facciamo un attimo una piccola differenza con il Galaxy Nexus, visto che ce l'abbiamo qua, che in teoria dovrebbe essere uguale, in realtà proprio uguale non è. Come potete vedere, praticamente dal menu a tendina, qua in alto abbiamo la possibilità di bloccare la rotazione del display, cosa che sul Galaxy Nexus non c'è. Invece sul Galaxy Nexus c'è la possibilità di cancellare tutte le notifiche. Probabilmente viene anche su questo, adesso però non ho notifiche, giustamente, ed è per quello che non me lo fa vedere. In più sulla tendina, che qua si continua a spegnere, ma va bene, in basso qua mi compare il nome dell'operatore e qua invece il nome del proprietario, non essendoci operatore, non essendoci la possibilità di inserire nessuna scheda. Praticamente in più c'è soltanto la possibilità di bloccare completamente la rotazione. Torniamo molto rapidamente nel menu, applicazioni. Come ripeto, le applicazioni installate sono quelle lì, non c'è nient'altro. Vedete, l'ho proprio appena acceso, infatti continuano a comparire i vari menu. Vediamo la galleria, non ho molte foto caricate ovviamente, perché mi va a prendere quelle che sono nei vari social. Ne proviamo a aprire una a caso. Ovviamente risposta molto buona. Vediamo se... oh, perfetto, fa come il Galaxy Nexus, mi piace un sacco questa cosa qua. Vediamo se la ruota, sì, benissimo. Ecco, già, vabbè. Molto bella la galleria così, mi piace un sacco. Qua c'era una vecchia foto. Vediamo se... vabbè, niente. Qua c'era una vecchia foto che adesso andrebbe aggiornata, perché i dispositivi di casa sono decisamente aumentati. Ma niente, lettore video, adesso vediamo un po'. Ovviamente non ho un granché, quindi ripeto, va a prendersi quello che c'è su in condivisione. Vediamo se me lo fa avviare, sì. Vediamo più che altro se il wifi mi consente di farvelo vedere. Molto velocemente. Sì, ok. Tanto sentiamo anche l'audio. Ok, andiamo avanti e poi vi lascio alle vostre faccende. Dunque, vediamo rapidamente Maps. Adesso, ok, perfetto, andiamo in un punto a caso. Tanto devo dire che è veramente, veramente notevole come velocità. Vedete, anche a caricare è molto veloce, nonostante il mio wifi faccia sempre molto schifo. E una cosa che ho notato è che anche l'aggancio del GPS sembra decisamente molto, molto rapido. Abbiamo visto Maps, cosa mi rimane da farvi vedere che può essere interessante? Vabbè, Playbook, qualche libro io ce l'ho, vediamo, tralasciando i titoli o quello che sono, vediamo se uno deve scaricare che non ci metto una vita. Ok. Vedete, molto bello, vabbè, ma tanto queste sono applicazioni che abbiamo tutti e che tutti possono avere. Browser, vedete, è il classico Chrome, ovviamente mi recupera i preferiti dal mio desktop e dagli altri dispositivi. Per il momento, cari amici di androidblog.it, direi che riguardante il software è tutto, ve l'ho detto, era una cosa piuttosto veloce. Vi rimando ai prossimi giorni per recensione completa e attenzione, non perdetevelo, scontro frontale, chiedo scusa per il rumore, scontro frontale con il suo diretto avversario, Galaxy Tab 2 7 pollici P3100. Rimanete sintonizzati, ciao a tutti dal vostro Alessandro.